Grazie, benvenuti, buonasera. E questa è una cosa molto per me importante, perché in realtà quello che io penso, ciò di cui sono sicuro è che c'è stata veramente una specie di spaccatura a un certo punto, e lì veramente la civiltà in cui io sono nato, dove ho studiato, dove sono diventato grande, è morta per sempre. E dipende un po' dai punti del mondo, la data precisa, ma certamente il momento in cui tutto questo è salito in superficie, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, è a cavallo sostanzialmente fra gli 80 e i 90, fra gli anni 80 e gli anni 90. Poi ci abbiamo messo tutti un po' di tempo a capire che si era spaccato qualcosa, anzi in un primo tempo la reazione è stata di timore, perché ci rendevamo conto che qualcosa stava morendo, ma non sapevamo cosa sostanzialmente. Beccavamo i sintomi più evidenti, ma non beccavamo il movimento che c'era dietro. E poi col tempo tutto questo ci è diventato più chiaro, però adesso che sappiamo cos'è successo, e nel game più o meno il lavoro che si fa è questo, fare una mappa di quello che veramente è successo, un gesto che a me piace molto è scoprire tutte le cose che già prima avevano incominciato a franare o a spaccarsi, o alle volte delle profezie o delle visioni, cioè gente che era molto avanti, che senza aver capito bene cosa stava succedendo, lo stava già facendo succedere. E in questo senso, poi così io di mio nella mia cameretta penso che effettivamente, come dici giustamente tu, che è un particolare non facile da capire, però lui riesce a capire delle cose strane, devo dire, che non tutti capiscono, tanto perché è più giovane, ma comunque lui ogni tanto coglie delle cose e io dico: ma come fai? E questa è una, cioè che effettivamente io, come peraltro anche altri, in quel momento spaccavamo completamente rispetto al galateo letterario italiano, questo è l'inizio degli anni 90. Ci lasciavamo proprio dietro tutta una tradizione letteraria e cominciavamo a fare un tipo di letteratura che, ad esempio, era figlio della televisione, dei fumetti, della letteratura americana, non di quella italiana. Quando io allora, quando ho iniziato, non avevo nessuna forma di prudenza. Quando mi chiedevano qualcosa io rispondevo quel che pensavo. Spesso mi chiedevano chi è lo scrittore che l'ha ispirato. Allora si facevano quelle domande: quali sono le sue matrici letterarie, eccetera. E io mi ricordo che rispondevo: no, nessuno. La mia letteratura è figlia dei film di Sergio Leone, del tennis di McEnroe. Dicevo questo. E naturalmente ero insopportabile, infatti da lì hanno iniziato ad odiarmi, ma era vero, perché io come altri eravamo i primi frutti di un'idea di romanzo, non come oggetto puramente letterario, ma come parto di molteplici amplessi strani, no? E quindi io come altri effettivamente ci cominciavamo a muovere in un modo che poi il game avrebbe adottato, preso, diciamo, raccolto e salvato e adottato come movimento comune. Adesso tutti si muovono così. Io mi ricordo quando il grande maestro, ecco, un genio, quando lui incominciava a fare questo movimento mentale per cui un film di Woody Allen o i Peanuts o Kant erano cose che si potevano mettere in fila in un'unica linea, diciamo, facendo un movimento mentale che metteva insieme tre punti, e noi eravamo incantati ai tempi, c'era questo senso di liberazione totale, no? Io poi all'università stavo con tutto un gruppo di studenti che seguivamo, cercavamo di capire quel momento molto particolare dell'ermeneutica. Lì in mezzo c'era anche Gianni Vattimo, Vattimo era un altro che ti spiegava Heidegger usando delle cose che erano molto strane, tipo cose che venivano dai media, il giornalismo. Le automobili, mi ricordo una sua similitudine fantastica fra un pezzo del kantismo e come si costruivano le automobili. E questi pensatori ci sembravano veramente l'inaugurazione di un nuovo orizzonte, e lo erano. Oggi, diciamo che l'associazione mentale che Umberto Eco faceva allora, lasciandoci secchi, questo collegare tre punti di questo tipo, ma Paolo Di Paolo lo fa 7 volte al giorno mentre trattiene altra persona e fa il risotto, cioè è normalissimo, no? Pensate quanto tempo è. Per cui adesso quando io vedo Castelli di Rabbia ci vedo effettivamente un mondo, l'inizio di un mondo, e per questo sono molto contento di vederlo, e dopodiché oggi non dico che chiunque può fare Castelli di Rabbia, ma è molto più facile. Allora, entriamo appunto nel game, inteso come libro e inteso anche come oggetto d'esplorazione. Uno potrebbe pensare che questo è, almeno per dargli una categoria, un saggio,
E forse sì, è un saggio, però naturalmente, come ha fatto Alessandro Baricco altre volte, molte volte, dà una dimensione molto narrativa a questo suo ragionare, esplorare, e forse, non dico per capire the game, ma per tenere un filo, bisogna sapere che 12 anni fa, quindi poco più di 10, diciamo, c'è un padre di The Game che si chiamava I Barbari e che era uscito inizialmente a puntate su uno di quegli organismi morenti che vengono dagli altri secoli, cioè un giornale, e aveva una fascinazione, cioè produceva fascinazione forse anche per questo, perché il supporto sembrava deperibile non solo per sua natura, cioè qualcosa che si avvia evidentemente a scomparire, ma perché scompariva giorno per giorno, quindi tu potevi inseguirlo, quello che lui diceva, a puntate, però era difficile ritornare indietro, non c'era ancora nel 2006 la dimestichezza con gli archivi dei giornali, con il paywall, insomma, nasceva così e moriva, via via. Poi dopo lui l'ha ricompattato dentro un libro e sono venuti fuori appunto I Barbari, saggio sulla mutazione, quindi diciamo le avvisaglie di quella mutazione che poi sarebbe esplosa dentro la rivoluzione digitale, dentro gli sviluppi della rivoluzione digitale, sono l'oggetto di The Game. Però I Barbari ci aiutano a capire da dove sei partito, da dove ti sei mosso, no? E non per piaggeria o captatio benevolenze nei confronti del pubblico modenese, ma ho appena visto una mostra che avete qua a Modena, attendendo l'incontro, che si chiama Meravigliose Avventure. Devo dire, ci voleva andare la mia ragazza, però poi ho accettato la cosa. E si chiama Meravigliose Avventure alla Galleria Estense ed è una mostra molto adatta ad Alessandro, perché è una mostra di mappe, sostanzialmente una mostra di cartografi. Sai che c'è, non so, carte che conosci sicuramente, per dire di Diego Ribero, ovviamente c'è Mercatore, quindi la Biblioteca Estense ha questi straordinari volumi o mappe, mappamondi, e li ha esposti in un percorso. Ti dico solo tre piccole suggestioni per entrare nel game e per capire che oggetto è quel libro, no? C'è a un certo punto Diego Ribero, che nel 1525 disegna l'America, il continente americano, le coste del Sud America, dice la didascalia, sono ben dettagliate, quelle del Nord America hanno un tracciato discontinuo, perché non era possibile che renderlo discontinuo, no? Quindi in questo Google Art ante litteram c'è una discontinuità, ma c'è anche la tensione, quella è commovente, di riuscire a cartografare un mondo che ancora non conosci del tutto. Poi c'era un altro tizio, si chiamava Kircher, nel 1600, dice non viaggio mai, ma pubblicò raccolte di viaggio, basate sulle informazioni fornite dai confratelli missionari. Ma la cosa più divertente, e molto legata a delle cose che magari diremo più avanti, di tale George, è quasi impronunciabile, Psalmanazar, 1679-1763, sentite che pubblicò un'opera dedicata all'isola di Formosa, della quale si dichiarò nativo e che riscosse successo immediato, poi fu costretto ad ammettere che l'opera era fasulla, frutto della sua fantasia, e lui aveva addirittura esibito l'alfabeto e la lingua di Formosa, quindi fake news ante litteram, no? Ecco, per dire come possiamo rassicurarci. Vi dicevo questo perché ad apertura di libro, questo è un libro di mappe, ecco, volevo arrivare a questo e chiedere una cosa ad Alessandro, cioè ci sono due persone che l'hanno aiutato, cartografi, Luigi Farrauto e Andrea Novali. Farrauto l'avevo conosciuto, è veramente un tipo molto divertente, ha delle idee forti. Insomma, se voi lo sfogliate, questo libro è fitto di mappe, ma non sono mappe di un territorio visibile, sono, diciamo, mappe che vengono fuori da connessioni mentali sue, che ha cercato di tracciare prima mentalmente e poi di dare uno sviluppo visivo a tutto ciò. Ecco, volevo chiederti questo: forse il primo movimento, parola che tornerà spesso, di questo The Game rispetto anche ai Barbari era proprio veramente la volontà di cartografare un mondo, un universo di cui non è possibile definire proprio tutte le coste ancora, ma tu hai fatto proprio questo sforzo, anche dove non avevamo navigato o abbiamo appena navigato, di vedere se si poteva tracciare un segno? Sì, I Barbari era un po' come andare a fare i spenti, una notte di luna, cercare la strada, diciamo. Ci voleva molta intuizione, poi di fatto proprio avevo studiato una sola cosa molto da vicino, che era il funzionamento di Google. Questo è 12 anni fa, quindi insomma Google era ancora uno dei pochi veramente monumenti riconoscibili del game. Però per il resto erano tutte delle supposizioni, delle teorie fatte da casa, come quello lì che non si era mai mosso, diceva che è praticamente uguale. E quindi poi negli anni dopo, naturalmente man mano che cresceva il game e tutta la rivoluzione tecnologica, naturalmente avevo sempre questa domanda, vediamo se ci ho azzeccato, ma in realtà poi alla fine è prevalso, quando mi sono messo a scrivere poi The Game, è prevalso questo piacere, questo desiderio di prima mettere sulla carta quello che è accaduto,
davvero, non quello che ci crediamo che sia così. Cioè mettere proprio in fila le cose, cioè mi ero reso conto per dire che non sapevo se era nato prima, le dico una bestialità, ma era così. Se mi chiedevano è nato prima Facebook o Google, io in quel momento lì, non lo so, ma poi è importante. Invece è importantissimo, e sapere, e mettere semplicemente, fare una riga in cui c'è un punto che è Google, poi dopo un po' c'è Facebook, è importante. Il fatto che tutto il mondo digitale sia vissuto molto a lungo senza la minima ombra di un social, questa è una cosa che intanto devi sapere, e poi devi cominciare a capire cosa c'è scritto dentro. E quando tu ne trovi una di cose così, poi ne cominci a beccare una seconda. E poi ti viene in mente di dire, ma adesso fammi vedere dov'è che hanno inventato le cose decisive di questa civiltà. Metto un puntino rosso a tutto dove hanno inventato. E ti metti lì con pazienza, fai una lista di 50 cose decisive della nostra civiltà e poi metti questa Cupertino, questa Palo Alto, questa Svezia, questa Ginevra. E alla fine hai un quadro di cui prima non sapevi molto, in cui nei barbari non sapevo nulla, diciamo, e però è una figura. Tutte le mappe insegnano qualcosa. Le mappe insegnano sempre non solo a orientarsi, ma anche inclinano a suggerirti un'idea del mondo. Basti dire che la nostra mappa più adottata tiene l'Europa in centro, e questo c'è nulla da aggiungere, cioè non c'è nessuna ragione al mondo perché ci sia l'Europa al centro, se non fosse che i primi cartografi erano europei, e quindi quelle mappe erano la manifestazione di semplicemente di un potere, ecco, era un'idea. Ma le mappe voi le conoscete, sono tutte adesso attualmente sono orientate col nord in alto, ma non è così, non è stato così per tutta la storia degli umani, anche quella è un'indicazione, il fatto del nord in alto, ma c'è stato a lungo l'est in alto, c'è stato a lungo il sud in alto come nelle mappe islamiche. L'unico orientamento che noi non conosciamo, pensate, è l'orientamento con l'ovest in alto, perché l'ovest comunque nella nostra tradizione è la morte, è la fine, quindi è il buio, è un viaggio che potrebbe anche essere senza ritorno, e quindi in nessun modo abbiamo mai adottato l'Occidente, quindi quella caduta del sole, della luce, della vita, come il riferimento portante della nostra lettura del mondo. Però per dire, tutte le mappe non sono solo un resoconto del mondo, ma sono un'idea del mondo. E quindi per me proprio tracciare questi disegni con l'aiuto di Farauto e Novali è stato un modo di mettere a fuoco cos'era successo e insieme un'idea, non l'idea mia su cos'era successo, ma l'idea di mondo che quello che era successo aveva dentro di sé. E lì il gesto della mappa è poetico, è bello, è riassuntivo, è utile, e quindi ho molto amato farlo. E ci aiuta questa mappa fatta di mappe a prendere un po' le distanze da qualcosa che ci è capitato, direi, addosso più che intorno in questi ultimi decenni, perché la storia comincia l'altro ieri, comincia nel 1981 e non è ancora finita, non solo, diciamo, perché il libro si affaccia praticamente sugli anni che stiamo ancora vivendo, prova a capire addirittura quale sarà il pezzo della narrazione centrale di qui a poco, quella dell'intelligenza artificiale, quindi la contatta, la sfiora come un racconto che va proseguito. Però prima di vedere quali sono i due o tre punti, perché è un libro molto pieno di prospettive, di idee, a volte è anche un libro che ti spiazza o ti può, appunto, provando a farti spostare la prospettiva su qualcosa, creare un po' di jet lag e quindi anche di rifiuto. Per esempio una delle critiche o comunque delle osservazioni che vengono fatte a questo libro è che è eccessivamente ottimista, e su questo magari poi, se vuoi, ci torniamo un attimo. Ma parto proprio dalla premessa, perché invece mi sembra utile il fatto che questo libro metta al bando completamente una delle merci più interessanti in questo senso, però anche più abusate, perfino nel mondo editoriale, che è la nostalgia. Cioè una quantità di libri che stanno in questo momento in libreria contrabbandano nostalgia pubblica, perché la nostalgia per me ha una funzione privata interessante, quando diventa pubblica è un po' pericolosa, cioè come si stava bene nel 1948, come erano belli gli anni 80, come erano straordinari i primi anni 90. Tu scrivi a un certo punto, quando la gente crede di intravedere il degrado culturale in un sedicenne che non usa più il congiuntivo, senza però registrare che in compenso quel ragazzo ha visto 30 volte i film che alla stessa età aveva visto suo padre, non sono io l'ottimista, sono loro che sono distratti. Ecco, su questo ci torni frequentemente, cioè sul fatto che
insomma, voglio dire, la sensazione del degrado, del declino, il paradigma del declino, forse per entrare nella storia che tu racconti qui, è come una specie di occhiale affumicato che bisogna togliersi dagli occhi. Sì, questa era la cosa che mi aveva fatto incazzare, per cui ho scritto I Barbari. Cioè che tutti gli intelligentoni che avevo intorno in quel momento stavano facendo questo unico gesto, cioè denunciare che stava tramontando un mondo raffinato, colto, bello, a cui tenevamo molto. E questa roba dopo 1, 2, 3, 5 volte, cioè le latterie, le librerie, la radio, lo sci salendo con la fatica e non con lo ski lift, la televisione col telecomando invece che alzarsi a cambiarla, cioè tutto, il calcio con le scritte degli sponsor sulla maglia, queste cose qua. E allora dopo la decima ho incominciato a innervosirmi, e allora I Barbari è proprio una specie di mossa quasi nervosa di uno che si sfila via da una corrente satolla e consolatoria e sostanzialmente felice, perché allora intuivo questo, che era una cosa estremamente pericolosa, perché stavamo perdendo tempo, cosa che poi scrivendo The Game ho avuto la certezza definitiva, cosa di cui ho avuto la certezza definitiva. Cioè in questo bel valzerone, qui diciamo certo che le latterie di un tempo come erano belle, adesso non ci sono più queste cose, no? Ecco, mentre stavamo dicendoci guarda, e poi ci prendevamo il latte, bla bla, e così, mentre noi facciamo questo, altri stavano mettendo appunto lo smartphone, per dire, ok? E adesso cercate di capire chi dei due stava inventando il mondo in cui vivranno i miei figli, questi due, quelli col latte, facendo anche poi, cioè c'è tutto un business legato alla nostalgia, che è quello per cui oggi se un libro si intitola, non so, l'internet sta distruggendo tuo figlio, quello guadagna dei soldi in automatico proprio, cioè non c'è bisogno nemmeno che l'abbia fatto bene sto libro, cioè proprio hop, ma più minutamente voi sfogliate i giornali e se c'è Facebook indagata per aver perduto, non so perché forse un riferimento del vostro profilo è stato rubato, forse non l'esame, nessuno sa niente, tutto un forse. Insomma, questo si fa fatturato, no, su questa roba qua. Sempre, mentre scrivevano quell'articolo, c'era un altro che stava scrivendo un codice con cui stava facendo una cosa che fra 10 anni vi farà la gastroscopia. E noi continuiamo a essere assenti da questo processo di invenzione, di immaginazione. Perché? Perché facciamo questo gran minuettone commovente su quante erano belle latterie. A livello anche molto alto, anche molto sofisticato, per carità. Allora, nei Barbari c'era questo senso proprio di... E quindi l'ho scritto in quel modo lì. Qua sono stato molto più lucido perché ormai avevo capito che era esattamente così, e quindi nei primi due capitoli ho cercato di annientare definitivamente queste qui delle latterie, proprio tutto quello che avevo capito per strada, e poi con quelli che mi immaginavano lettori residui, cioè quelli che ci stavano ad andare con me a vedere che mondo stiamo edificando, non stanno edificando, stiamo tutti quanti, se noi ci mettessimo a lavorare saremmo anche noi in prima fila, ma alcuni di noi lo sono effettivamente, e poi da lì in poi appunto risalivo tutto il libro con gli altri, cioè quelli che non me la menavano più questa roba della nostalgia. Ve lo dice uno che poi nella vita, io sono pieno di nostalgie, giustamente, come dice lui, la nostalgia privata è bellissima, la nostalgia collettivo, pubblica, elevata a rito, o rito consolatorio, comincia a diventare pericolosa perché è una grandissima perdita di tempo, però insomma è bello, io stesso ho anche una certa malinconia di quando ho scritto i primi libri su una macchina da scrivere meccanica, mi ricordo il colorino, ce l'ho ancora, ce l'ho lì naturalmente, e sono nostalgie che mi durano tipo 20 secondi, 25, 30, ecco, però molto intense, però voi pensate che il mio primo libro io l'ho scritto su una macchina che simboleggia proprio tante cose, ma anche il mondo in cui io sono venuto fuori. Io il primo libro l'ho scritto su una macchina elettrica dell'Olivetti. L'Olivetti che era un'azienda che aveva tutto in mano per essere una start-up come quella della Silicon Valley, anzi erano più avanti, poi inspiegabilmente è finita nel nulla, però in quel momento aveva incominciato a prendere strade sbagliate e quindi invece che buttarsi sul computer faceva una macchina elettrica che adesso vi dico come funzionava e voi direte non è possibile, per dire non era poi tanti anni fa. Tu scrivevi e lei non faceva niente. C'era un piccolissimo display che conteneva, credo, non so, 25 battute,
25 lettere, spazi, ok? Un display piccolino. Io scrivevo e quella non diceva nulla, però sul display, in maniera naturalmente poco leggibile, però apparivano le mie parole. Ed era abbastanza la cosa bella che tu, cioè, mettevi questa bella serata, no, questa bellissima, no, cioè potevi cancellare, che invece con quella meccanica ta, 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 con la X sopra, quindi, se, quindi per un momento ti sentivi anche abbastanza ta, 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 ta. Quando lei aveva il foglio dentro, cioè proprio il foglio dentro, non c'era stampante, il foglio dentro che usciva come quella di prima, quando arrivavi alla fine della riga, che era tipo 60 battute, senza avvertirti peraltro, tu eri lì che lei partiva e in maniera elettrica faceva tutta la riga, no? E tutto quello che vedevamo era un display con cui, giuro, ci sarà state 25, non so se qualcuno di voi se la ricorda, si chiamava Praxis, nera, anche abbastanza bella, e questo è il mondo assurdo in cui sono venuto fuori. Ne ho nostalgia, certamente nostalgia, dopodiché un minuto, 30 secondi, basta, via. Poi c'è il mondo da fare là fuori, qui dentro, quindi via, 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 basta. The Game è un libro, questo di carta, ce l'ho di carta, ovviamente si può leggere anche su un altro supporto, però è un libro a suo modo interattivo, per cui chiede la collaborazione del lettore, come poi d'altronde dovrebbero fare sempre un po' sia i romanzi e tanto più i saggi, e quindi a un certo momento tu fai un elenco, una breve lista di cose che 20 anni fa non esistevano, adesso sì, c'è proprio la casellina per cui il lettore con la matita può barrare, e le cose sono Wikipedia, Facebook, Skype, YouTube, Spotify, Netflix, Twitter, YouPorn, Airbnb, iPhone, Instagram, Uber, WhatsApp, Tinder, TripAdvisor, Pinterest. Se non avete di meglio da fare, mettete una X di fianco a quelle a cui ogni giorno dedicate una parte non insignificante del vostro tempo. Tantine, eh? C'è da chiedersi come diavolo facevamo a occupare le nostre giornate prima. Facevamo puzzle delle Alpi Svizzere? Ecco, allora, il fatto stesso che uno è costretto a spuntarne parecchie è l'inizio del racconto. I due grafici, questi qui, Farrauto e Novali, che sono, come accennava lui, sono due tipi. Lui, Farrauto, è uno che fa mappe e viaggia tutto il tempo e si perde sempre. E fa mappe, è fantastico. E l'altro è un grafico pazzesco, per cui una differenza di un punto che sta un pochino più a sinistra, più a destra, è il suo problema della giornata. Sono esseri che sembrano usciti da un mio romanzo, cioè personaggi letterari. E però ci siamo molto divertiti insieme a fare sta roba. E allora, quando ho fatto questa lista, la mando a loro e dico: impaginatemela, che ci siano delle casellette che la gente, insomma, teoricamente possa mettere una X. Loro me la mandano e mi mandano tutta questa lista che lui vi ha letto con delle belle casellette. Poi ce n'era una segnata già da loro, così, track, ed era YouPorn. Allora io gli dico: no, vabbè, ma non possiamo. E Novali mi fa: ma tutti mi fanno, ma tutti. Però comunque è impressionante quella lista, perché veramente, cioè davvero, io quando l'ho vista davvero mi sono fatto quella domanda, dicevo: ma prima come cavolo facciamo? Cioè, proprio, cioè, tutte queste ore della giornata che adesso occupiamo con queste robe, è abbastanza impressionante. È impressionante perché, come poi scrivo lì, questi gesti qua legati a queste cose sono proprio gesti annidati nella nostra quotidianità proprio. Per cui non è più una rivoluzione, cioè ci sono delle rivoluzioni tecnologiche che sono talmente lontane da noi che poi, oppure che ci riguardano, non so, due volte in un decennio. Pensate a una certa tecnologia medica, possiamo incrociarla mai, ma possiamo incrociarla una volta all'anno, ecco. Ma queste sono cose che tu ogni giorno, in singoli piccoli gesti, tu continuamente vivi in quegli ambienti lì. Da qui la loro significanza molto alta. Cioè, se lì il colore preferito è rosso, vuol dire che è il colore che ci piace, cioè c'è poco da è una roba che è entrata proprio nel nostro modo di vivere minuscolo, no? Quotidiano. Per questo è abbastanza impressionante, perché queste sono tutte cose in 15 anni che sono nate. 15 sono pochi, molto pochi. Eppure. E quindi direi che forse, no, potremmo cominciare ad avvicinare uno dei due o tre punti radicali del libro, perché su cui tu torni più volte con diversi esempi e poi spesso anche con l'uso di quelle zone che si chiamano commentari, provi a problematizzare, no? Cioè costruendoti anche un po' una lista di obiezioni che potrebbero essere quelle del lettore, ma in generale anche di una parte di noi che obietta a se stesso pur avendo in mano l'iPhone, eccetera.
Allora direi che forse la cosa è puoi spiegarci, così riassumendola un po', perché credo che sia un punto essenziale di questo libro, è di come, secondo te, dovremmo proprio rovesciare un movimento del pensiero. Cioè noi siamo convinti essenzialmente che questi strumenti, come tu dicevi rispetto a quella pubblicistica che ti dice difenditi da internet, esci da internet, ci abbiano cambiato, cioè la rivoluzione digitale, tecnologica, ha cambiato la nostra testa. Viceversa, tu cerchi di raccontare in questo libro, ed è la parte davvero più spiazzante, perché obiettivamente ne fai una storia in cui è difficile dire che poi nei fatti non sia così, o quantomeno a me come lettore saltavano proprio degli schemi che evidentemente avevo costruito anch'io dentro la mia testa. Viceversa, dici tu, la rivoluzione mentale, una rivoluzione mentale degli umani, ha determinato la rivoluzione digitale. Sì, questa è una piccola mossa che io ritengo utilissima e che consiglio a tutti voi qua convenuti a Modena, perché veramente anche lì ci fa risparmiare un sacco di tempo. Noi abbiamo una sorta di resistenza al mondo in cui viviamo ed è giusto che sia così. Lo identifichiamo per lo più con la rivoluzione digitale, dopodiché facciamo mentalmente questo tipo di mappa. C'è una rivoluzione tecnologica che ha generato una rivoluzione mentale. E dopo scatta la domanda, ma la mente degli umani è migliore? Ma gli umani sono migliori, la vita è migliore, il pianeta è migliore? Quindi la rivoluzione tecnologica ha un effetto. E io mi metto a guardare l'effetto e mi faccio una domanda per la quale non c'è risposta. Cioè, è meglio o peggio? Lo smartphone sta instupidendo mio figlio? Google sta annientando il modo di sapere, di ricercare degli umani? Queste domande, come vedete, sono difficilissime, è difficile dare una risposta veramente se Google vi ha migliorato la vita o peggiorato. La risposta è difficile perché la domanda è scema, è una domanda, cioè è quel tipo di domanda che sembra fatta bene ma impedisce qualsiasi tipo di risposta. Mi ricorda la domanda che fanno i bambini, che io trovo geniale: è più forte Gesù Bambino o Spider-Man? Che per lui è sensata, oppure non so, è più forte Buffon, una volta mio figlio mi ha chiesto, ma è più forte Buffon o Rita Levi Montalcini, era viva, perché era nel giornale così. Non c'è risposta, infatti non c'è risposta alla domanda se i videogame rendono i vostri figli peggiori o migliori, non c'è risposta, perché la domanda è posta in maniera erronea. Provate a fare questa piccolissima mossa mentale. Pensate questo, che la rivoluzione tecnologica non è la causa di qualche cosa. Innanzitutto è l'effetto di qualche cosa. Perché non si è spalancato il mondo, è scesa una mano e vi ha messo lo smartphone in mano. No, lo smartphone come il computer, come milioni di software, come le app di oggi, come Amazon, sono qualcosa che è stato il termine di un lungo processo. Sono l'effetto di qualcosa. E quel qualcosa è una rivoluzione mentale, cioè sono dei cervelli che hanno iniziato a muoversi in maniera diversa. Questi cervelli hanno costruito dei device che erano quelli giusti per uomini che la pensavano così, non giusti per mio nonno, non giusti per l'uomo novecentesco, giusti per quelli che pensavano come loro, si sono fatti su misura praticamente. A loro volta naturalmente questi device poi hanno dei risultati, hanno degli effetti, ad esempio su mio figlio. Ma andare a cercare lì è molto difficile, come andare a ritrovare un branco di pecore dopo che le fate scappare. Torna indietro, vai a vedere com'erano quelli che hanno inventato questa rivoluzione tecnologica, quali erano i desideri, quali erano le paure, qual era il tipo di pensiero che loro avevano, il modo di muovere il cervello, e tu troverai l'originale, la matrice originale di quello che poi riconosci subito in tuo figlio e in te stesso anche. Quindi il lavoro da fare è smettere di sfarinarsi il cervello cercando di capire le conseguenze della rivoluzione tecnologica, quali sono e come sono, tornare indietro e prendere la rivoluzione tecnologica digitale per quello che è, cioè un effetto di una rivoluzione mentale che è accaduta con particolare nitore sicuramente in un'elite intellettuale piuttosto ristretta, ma è sempre così, è stato anche per l'illuminismo, il romanticismo, lo è sempre così, che però incarnava una inerzia, una tendenza collettiva molto generalizzata. E difatti appena appena questi riuscivano ad allestire uno strumento giusto,
ci siamo tutti finiti, perché tutti ci aspettavamo quello. La rivoluzione mentale, che era molto più chiara in loro, lo era meno in noi, naturalmente. Se voi fate così, smettete di chiedervi che tipo di effetto ha Google sul modo di studiare, piuttosto chiedetevi che tipo di studioso poteva avere a un certo punto assolutamente bisogno di Google. Smettetevi di chiedere a voi e ai vostri figli che tipo di umanità gli smartphone genereranno. Chiedetevi piuttosto che tipo di umanità un giorno ha pensato che un telefono con la rotella e un filo non si poteva più vedere. Che tipo di paura avevano, che tipo di desiderio avevano per lavorare a lungo facendo una cosa pressoché impossibile ai tempi, cioè qualcosa che ci potevamo portare nelle tasche e che non era un telefono, ma insieme era anche un posto in cui sentivi musica, mandavi cose scritte, vedevi delle foto, scattavi delle foto. Ma che tipo di testa ha uno che pensa che quella roba con una rotella, con quella cornetta, con un filo, la guarda e dice adesso io voglio fare una macchina fotografica di quella roba lì? Come è fatto in testa quello lì? Questa è una buona domanda, anche perché c'è una risposta. Torni indietro e c'ho nome, cognome, anno e l'ha fatto. Studi lui, studi quel pochissimo che ha detto, studi quello subito dopo, quello prima, quello che lavorava nell'ufficio di fianco, e lì c'è qualcosa da leggere. E lì tu puoi capire che tipo di intelligenza era nata, che si è costruito i device, gli strumenti, che sono quelli che poi adesso noi vediamo in azione. Fate questo e poi tutto il vostro sforzo di comprensione che tutti noi scarichiamo su questa situazione qua, perché ci sta a cuore, diventa tutto più produttivo. Come in un romanzo che fosse scritto intorno a una qualunque rivoluzione del passato, beh, dovresti appunto andare a vedere i personaggi che hanno quantomeno animato la possibilità di una rivoluzione, no? Vedere la setta carbonara che si riunisce, oppure dei facinorosi o degli estremisti di qualcosa che poi a un certo punto accendono qualche scintilla. Così dentro The Game, a un certo punto, se lo immaginassimo come il romanzo, tu hai detto una volta una specie appunto di romanzo thriller, no? In cui effettivamente il movimento è proprio quello di un romanzo, e i personaggi fanno qualcosa e poi questo qualcosa gli scoppia in mano letteralmente, anche imprevedibilmente. Allora la parte che mi ha molto affascinato è anche quella sulla messa a fuoco di queste facce, cioè chi erano questi, come dicevi, no? Noi, diciamo, nell'Occidente che subito si è impossessato disinvoltamente, la parte più giovane di questo mondo che si è impossessata velocemente degli strumenti, li ha maneggiati anche col divertimento che richiedeva lo strumento stesso, beh, insomma, a un certo punto l'abbiamo anche un po' mitizzate certe facce, no? Per cui Steve Jobs nello specifico è diventata quasi un po' un'icona, no? Di quella. Però che cosa sapevamo di lui? Poi lui ha avuto questa sfortuna di ammalarsi, di morire presto, cioè relativamente giovane, aveva fatto delle cose straordinarie, è diventata un po' un'icona, hanno fatto la monumentale biografia. Tu vai ancora più a fondo, dietro di loro, dietro i Bill Gates o gli Steve Jobs, c'è qualcosa di più remoto, di più lontano, e vai a pescare qualcosa che è data nel cuore degli anni 70, quindi ben prima, diciamo così, di quello che avremmo visto accadere, in una zona dell'America molto specifica, forse invisibile ai più, e che sembrava un po' un'estensione di certe spinte controculturali che invece si vedevano più che altro nelle piazze. Ecco, mi piacerebbe che, diciamo, ci aiutassi a vederli, quei tizi. Sì, lì è proprio Balzac. Cioè, io questo è un saggio, però teoricamente è un saggio, però come continuo a dire al mio editore, per me questo è un thriller, cioè un thriller sentimentale anche. Se lo vedete come saggio non è esattamente quello che è questo libro. Perché per me è una roba tra Indiana Jones, diciamo, e Balzac. Cioè c'è un uomo, io, che ha questi, come fosse, queste grandi rovine archeologiche, Google, Facebook, Amazon, il computer, lo smartphone, questi. Ma immaginateli fra mille anni, cioè quel che ne è rimasto, così, no? Si mette a scavare e cerca di capire che cavolo di umanità poteva aver immaginato questa roba, perché non ha dati. Allora comincia a scavare, trova delle tracce, poi trova un bottone, dice ma questo bottone si usava solo col... e da lì risale. E così il libro è costruito così, perché per me è stato così. Risalendo, 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 scavando, 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 certo che a un certo punto io ho cominciato a vedere i primi, cioè ho cominciato a vederla sta civiltà, ho cominciato a vedere proprio in faccia questi qui, non era solo nomi e cognomi, ma modi di stare al mondo. Adesso potremmo stare qui tutta la serata, ma diciamo che il punto più importante
da capire, secondo me, è questo, che adesso noi siamo abituati a demonizzare questi mani giganti, tipo Google, tipo Facebook, e quindi Zuckerberg, Brin Page, eccetera, la Apple, e io lo capisco che questo sia inevitabile. Però un punto difficilmente contestabile è questo. La rivoluzione digitale nasce da un'elite intellettuale quasi totalmente di versante scientifico-ingegneristico, quindi non ci sono poeti, non ci sono quasi filosofi, ingegneri informatici, all'85%, che volevano cambiare il mondo, che volevano un mondo migliore. Lo so che adesso fate fatica a pensare che Zuckerberg sia in realtà un rivoluzionario, ma provateci un attimo. La matrice, il momento in cui il mondo digitale ha incominciato a vibrare, perché stava per partorire, in quel momento quel che vibrava era veramente un'umanità che in diverso modo quel che voleva fare era rovesciare il tavolo, proprio cambiare il mondo. Erano tecnicamente e umanamente dentro un habitat ben preciso, che è quello degli hippie, dei beat, della controcultura californiana, quindi un punto anche piuttosto circoscritto. Non erano tutti lì, diciamo, ma se voi adesso tornate indietro, vedete i diversi movimenti che da ogni parte dell'Occidente c'erano, vedete come una sorta di epicentro che poi detta in qualche modo la regola, ed era lì. Per farvi un'immagine che vi può aiutare, un'immagine che non è una mia idea, su questo non ci sono dubbi, in quel momento, in California, in quel pezzo di California dove c'è la Silicon Valley, cioè tra San Francisco, a sud di San Francisco e un po' nell'area anche nord, se voi immaginate 10 persone intorno ai 20-25 anni, con qualche vecchio di 30, diciamo, che volevano cambiare il mondo, che odiavano la way of life americana, che non erano più novecenteschi, che erano alternativi in tutto e per tutto, se voi ne immaginate 10, 4 facevano le marce contro la guerra del Vietnam ed erano politicizzati, non comunisti perché in America non ce n'era quasi, però erano fortemente politicizzati. 4 erano hippie che pensavano che il modello alternativo con cui si sarebbe potuto cambiare il mondo era vivere nelle comuni, l'amore libero, la proprietà comune, farsi da sé tutte le proprie cose, essere completamente indipendenti, rifiutare il primato del denaro, eccetera. Ne rimangono 2 dei 10 che volevano veramente cambiare il mondo. Quegli ultimi 2 erano 2 ingegneri informatici, cioè di una disciplina appena nata, che in tutto e per tutto non erano distinguibili dagli altri, cioè capelli lunghi, si lavavano poco, seduti sul sofà, disordinati, alimentazione d'accesso, e che in questi primi laboratori delle università di quell'area lì facevano una cosa che spesso era inventare videogame. Era una delle loro occupazioni preferite, ma soprattutto stavano cercando di capire quello strumento che li aveva ipnotizzati, come poteva cambiare il mondo. Lo facevano di notte, lo facevano più nascosti degli altri, ma lo facevano. E quello che noi possiamo dire con assoluta certezza è che il mondo in cui noi viviamo oggi è figlio di quei 2, non è figlio degli altri 8, perché voi non fate l'amore libero a Modena nei pulmini Volkswagen, non è diventata una cosa, mentre invece voi tutti giocate a videogame. Gran parte di quelli che sono qui non hanno probabilmente una sensibilità politica particolarmente spiccata, perché non pensano che passi da lì in particolare il destino del mondo, mi ci metto tra quelli, ma tutti abbiamo uno smartphone, quindi la nostra civiltà è figlia dell'intuizione di quei 2. Quei 2 erano persone in quel momento, diciamo, per farvi capire, quando Steve Jobs aveva 16-17 anni, si infiltrava, appassionato di queste cose, si infiltrava e andava a sentire queste conferenze in cui si parlava, non so, del mouse, della teleconferenza, magia pura, e i suoi idoli allora avevano 25-30 anni ed erano sostanzialmente degli inventori o degli ingegneri informatici. Per cui la vedete proprio la derivazione. Non è che tutto è nato lì, il web è nato da un inglese che lavorava al CERN di Ginevra, lo stesso Bill Gates non era di quella zona lì, però alla fine l'impronta è quella lì. Per darvi un altro indizio
che vi fa capire che è un thriller archeologico e che è appassionante. È vero che l'inventore del web, cioè della cosa più importante secondo me della rivoluzione digitale, era un inglese, non era fatto californiano, e l'ha fatto a Ginevra, al CERN. Ma sono due dettagli che sono molto importanti da capire. Il primo è che l'ha inventato programmando sull'unico computer che gli dava la possibilità di programmare come lui voleva fare, in maniera tutto profetica. Quel computer che lui aveva sulla scrivania si chiamava Next, ed era fatto da un'azienda il cui amministratore delegato chi era? Steve Jobs. Vedete come la derivazione. Inoltre, dopo aver inventato il web, che sarebbe anche una cosa bella di cui parlare, cos'è il web, lui fece con la collaborazione del CERN questa mossa che dovette capire che è senza senso, che vi dà proprio un'idea della rivoluzione digitale, un'altra idea della rivoluzione digitale. Cioè lui prese questa cosa e la regalò al mondo. E il CERN disse, va bene, pubblichiamo i processi. Quindi chiunque poteva usare questa roba. Chiunque, neanche un brevettino di 10 anni, 5 anni. Guardate che l'invenzione del web probabilmente era l'invenzione che poteva produrre più denaro nella storia degli umani, regalato. E questo perché? Perché per molte ragioni, però era figlio di una logica che esisteva esattamente in California in quel momento, in cui chiunque inventasse qualcosa lo metteva immediatamente come proprietà collettiva, perché erano hippie, no? Uguale. Ed era impensabile che qualcuno facesse pagare il fatto che lui aveva scoperto come processare una certa operazione e fare un codice che permettesse di. Era impensabile. Infatti quando arrivò Bill Gates e disse no, scusate, genio, poi disse no, però io, scusate, ho messo a punto questo software, ma ci ho fatto un culo così, adesso lo pagate. E ci sono le lettere bellissime in cui lui, tutto educato, diceva no, perché io ci ho lavorato milioni e milioni di ore, adesso voi lo volete gratis. E questi qui proprio non ne volevano sentir parlare. E da lì la famosa faida, poi anche tra i due, tra Steve Jobs. Poi questo mondo è diventato quello che è andato, adesso il caricatore del mio smartphone costa 50 euro, cioè una roba pazzesca. Però in origine è da capire che la spinta, no? Proprio la dinamica prima, è quella lì. Noi veniamo da lì. Quindi, riassumo, nella rivoluzione digitale noi troviamo le armi e gli strumenti che si sono costruiti alcuni che volevano distruggere il mondo per renderlo migliore. Fidatevi, è così. Lo so che adesso è un po' diverso. E l'altro punto che non possiamo non sfiorare, anche se ce ne sarebbero molti altri, ma insomma il tempo è ovviamente limitato, è qualcosa che c'entra con il rapporto con l'epoca precedente. Cioè l'epoca precedente, è buffo dirlo perché stanno ancora in una coda del XX secolo, ma quello che tu ci mostri è invece una reazione psicologica, emotiva, anche appunto a certe strutture del Novecento che ancora continuavano e continuano tutt'oggi, perché non ha ancora smesso di morire il XX secolo. Però io te lo chiedo di spiegarcelo, di riassumercelo questo punto, perché è veramente, credo, fondamentale nel ragionamento che fai. Da un lato confortante, e ora magari lo sentirete direttamente dalle sue parole, però allo stesso tempo ti metto già subito una domanda dentro, che è quella che mi sono fatto io mentre leggevo. Cioè, secondo te, questa che tu disegni come una specie di fuga dal Novecento, fuga dalla catastrofe, dall'incubo del Novecento, era davvero, secondo te, in quella zona del mondo, in quel tipo di cultura, tra quelle persone, così cosciente? O c'era invece un movimento istintivo? Cioè, non riesco a capire se davvero quel movimento di fuga è qualcosa, adesso forse si chiarirà meglio quando tu ci dici in che senso lo intendi, no? Ma se secondo te era veramente arrivata alla loro coscienza un'idea di reazione, chiamiamola così, anche se il termine è ambiguo, rispetto all'incubo del XX secolo, alle sue categorie, alle sue strettoie, alle sue elite, tutto quello che era cosciente, o era più il movimento di uno che entra dentro una cristalleria e sfascia perché appunto voleva far saltare il tavolo? Sì, allora la cosa di cui parla Paolo è questa, che è molto, è per me è molto importante capirla. Allora, di solito si indica nel XX secolo il secolo della grande intelligenza, di una certa civiltà,
Per questo se ne coltiva una certa nostalgia, proprio dei suoi gesti, della sua passione per il bello, per il pensiero, per la complessità, per la profondità. Ok, bon. Questo ci impedisce di guardare il Novecento come bisogna guardarlo, di fatto. Cioè, il secolo più atroce della storia degli umani. È il secolo di mio nonno e di mio padre, dove io sono nato, attenzione, non sto parlando della guerra dei 30 anni, sto parlando di una roba che è successa ieri. Di fatto, in quel secolo lì, una civiltà raffinatissima produsse due guerre mondiali che poi erano una specie di una, scatenata senza sapere perché, cioè da gente che non era in grado di controllare gli effetti del proprio operato, due guerre mondiali in cui contro ogni precetto che loro avevano di tipo militare, politico ed economico, la sofferenza collettiva fu immane, ma non un po' maggiore di quella che pensavano di scatenare quando erano iniziato, non paragonabile a quello che si immaginavano all'inizio. En passant, all'interno di quell'unica enorme guerra mondiale che stravolse tutto il continente, non solo, e buona parte del pianeta di quella operativa, diciamo così, en passant siamo riusciti a infilare cose, delle perle, tipo i campi di sterminio, Shoah, siamo riusciti a fare una cosa che bisogna avere il nitore di capire. Cioè, siamo i primi umani al mondo che hanno deciso di investire dei soldi e delle intelligenze per inventare un'arma che fosse in grado di distruggere l'intero pianeta. Dopo averlo fatto, l'abbiamo usata. Qui siamo noi nel Novecento. Evidentemente non ci eravamo sufficientemente stancati e quindi ci siamo poi divertiti con una guerra fredda, è una cortina di ferro, che ha opposto due mondi, ha diviso il mondo in due ideologie ferre, che hanno causato in modi differenti una quantità di sofferenze, di umiliazioni dell'umano, di umiliazioni della speranza, dell'utopia, di grottesca traduzione in tragedia di alcune delle idee più alte e belle che gli umani avevano avuto. E questo l'ha fatto durare un bel po'. Questo è il mondo dove sono cresciuto io. Mio papà era geometra e progettava rifugi antiatomici la sera. Di giorno lavorava, faceva villette, e poi la sera, me lo ricordo, telecheligrafo, dice: papà, cosa fai? Rifugi antiatomici. Poi io andavo a dormire sereno, ma questo era il mondo in cui vivevo io. Ma non era pazzo, cioè, c'era un mercato, non so quanti di voi hanno comprato un rifugio antiatomico ai tempi, ma c'era un mercato e lui lavorava di sera per quello, pensava fosse un ottimo business. Questo è il mondo in cui sono cresciuto. Ora, Non è che tre generazioni di Baricco vivono una cosa del genere e la quarta non si ribella. E qui ci sta anche la risposta. Magari non ce l'hai così nitido in mente, ma lo capite che la prima è andata in trincea, la seconda si è fatta il nazismo, contro il nazismo, la terza c'era il papà che faceva... Sempre un mondo in cui poteva arrivare da un momento all'altro la bomba. Non puoi pensare che la quarta se ne sta a aspettare il peggio. La quarta ha un solo istinto, i più nitidi, i più lucidi magari è un ragionamento, negli altri è un istinto, cioè io faccio qualsiasi cosa ma quella roba lì no, posso autodistruggermi anche in un altro modo ma non in quel modo lì. E quello che noi avevamo nella memoria collettiva, questo è proprio animale qua, non c'è bisogno di essere degli intellettuali per capirlo, quello che noi avevamo accumulato nella memoria collettiva, oltre alla sofferenza indicibile e al numero di storie intollerabili che abbiamo collezionato nelle nostre famiglie, oltre a questo abbiamo avuto questa specie di eredità animale a poco maturata nella famiglia di generazione in generazione, che tutto questo non era casuale, non era successo perché di colpo qualcuno aveva perso la testa, ma era il risultato di una logica stringente. Non era girato storto qualcosa, quello era un mondo che se lo lasciavi andare passaggio dopo passaggio, secondo la sua logica, portava a quel disastro. E in particolare due cose sono sicuramente di padre in figlio, ci sono come fosse, ci siamo passati, sapete come quando uno si brucia, no? E poi non si brucia più, ecco. Lì a poco si è addensato un segnale di allarme almeno su due cose, che erano due tratti chiarissimi e tipici del Novecento. Uno era l'immobilità delle cose, cioè il fatto che il confine fosse sacro. Tutti i confini, confine della nazione, perché mio nonno è andato a combattere per spostarlo di 100 metri sulle Alpi, confine, 19 anni aveva, andato là.
ma anche i confini di casta, ricchi, poveri. Naturalmente si sono messi lì e l'hanno tracciata dappertutto, arte colta, arte popolare. Oppure ci voleva niente a tirare qua ariani, ebrei, ci voleva niente. E poi comunisti, capitalisti, tutta una riga, ma non righe, non confini, righe, confini per cui si moriva, esistenze devastate, libertà perdute, sofferenza quotidiana, morte, 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 tutto in base a cosa? A un blocco, al fatto che quella era una civiltà organizzata su confini, su blocchi, su cose che non potevi superare. Era questa immobilità qui che ti spiega come mai abbiamo fatto una bomba del genere senza che nessuno lo sapesse. Abbiamo fatto Auschwitz senza che nessuno lo sapesse. Perché? Perché se tu blindi le informazioni, il sapere, l'elite, blindi tutto. Se tu passi il tempo a costruire delle pareti che non puoi aprire, tu ottieni questi risultati, che un gruppo ristrettissimo di persone possa inventare la bomba atomica e un gruppo ancora più ristretto possa decidere di tirarla giù. Impensabile. E questo era il primo punto, l'immobilità genera mostri. Questo non lo capisce il nonno, lo comincia a capire il padre, il figlio incomincia a farti vedere, il figlio del figlio dice, oh, e cosa fa? Confini giù, immobilità il demonio, cos'è sacro? Il movimento, metti tutto in movimento, fai tutto campo aperto, fai che tutti i giochi che fai siano su campo aperto, non chiudere mai nulla, la chiusura porta alla morte, apri, 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 apri. L'altra cosa che di padre e figlio ci siamo comunicati era che quel secolo lì era stato deciso da un numero stupidamente ristretto di persone che si erano dimostrate degli incapaci, le elite politiche, economiche e militari. Erano molto pochi e non ne hanno beccata una. Crisi del 29, economisti, tutti i totalitarismi, politica. Faremo una guerra che durerà 6 mesi, quando sono entrati nella prima guerra mondiale senza spiegare perché, l'elite militare hanno spiegato che ce la cavavamo in qualche mese. Non ne siamo più usciti per un numero di anni pazzesco, facendo un numero di morti pazzesco. Allora, il figlio del figlio del figlio del primo che è andato in trincea, vuoi che non maturi un certo sospetto su qualsiasi sistema che crea delle elite e le rende intoccabili, praticamente raggiungibili solo da se stesse, elite a cui tu consegni le chiavi del mondo in cui vivi? Il minimo che succeda è che tu dica, allora, scusi, io questa non più. Magari vado a morire, ma non perché l'hanno deciso due in un ufficio, non mi hanno detto neanche perché. Ci vado io per sbaglio mio. Riassumendo, se voi trovate, se voi andate a vedere tutti i device digitali, troverete in tutti questi due movimenti qua. Se è possibile, metti in movimento qualsiasi cosa. È lì che abbiamo tolto il filo. Mi sembrerà stupido, ma è lì che abbiamo tolto il filo. Per non stare immobili lì. Metti qua, giro il mondo, è lì che abbiamo tolto la linea che c'era tra il telefono e la macchina fotografica. Perché? Metti in movimento, fai mescola. È lì che Eco ha incominciato a dire che si poteva capire Kant coi peanuts. Non questa barriera fra cultura alta e cultura bassa, cerca di mettere in movimento, tutto in movimento. È lì che abbiamo fatto l'Europa, confini su cui mio nonno si è scornato, noi le passiamo senza il documento in mano. È lì che abbiamo fatto la globalizzazione, i mercati. Tutte cose di cui possiamo dire bene e male, come volete, però adesso lo capite perché l'abbiamo fatto. Perché questo mondo qua, per essere molto riassuntivo, è un mondo che può generare disastri, ma non il disastro di Auschwitz. Non così, non senza che nessuno lo sapesse, non deciso da pochi, non in quel modo lì. È impossibile in questo mondo qua. È tutto troppo comunicante, non lo riesci a fare. E l'altra cosa, c'erano tutti i device. Se puoi evitare di avere uno che ingombra in mezzo e ti fa pagare il suo sapere, il fatto di essere un aristocratico di quella cosa lì, il fatto che abbia un'autorità, se puoi eliminarlo, meglio. Quindi se in un gesto ci sono 6 passaggi, se riesci a farlo in 2, saltando quello che ti faceva da mediatore, è meglio. Comprati i tuoi biglietti direttamente, senza passare dall'agenzia di viaggio. Sono cattive agenzie di viaggio? No, ma sono l'incarnazione di un personaggio in questa storia che era cattivo. Cioè il mediatore, quello che sa fare le cose al posto tuo, quello che ti complica le cose, che le fa diventare complicatissime. Che sarà mai comprare un biglietto di un aereo? Te la faceva complicatissima, andavi là come se fosse un sacerdote, vorrei fare un...
ma non so se vi ricordate quando facevamo i travel check quando viaggiavamo, cioè, no? E c'era il bancario. Era cattivo il bancario? No, ma lo capite che mio nonno, mio papà, io, mio figlio non li vuole più vedere tra i coglioni quelli lì. No, non li vuole proprio vedere. Anche il bancario, ma il bancario è innocente. No, anche il bancario. Cioè, per cui la risposta è vero che non c'è un solo testo in cui qualcuno di questi dica io ho fatto lo smartphone perché non voglio più vedere Auschwitz, è vero. Però l'istinto collettivo è una roba, è animale, cioè il fatto con cui ci si passa la memoria dell'orrore è animale, e vuol dire poco poi se tu sei un californiano che la seconda guerra mondiale non l'ha vista, è una specie di aria, di cosa che hai respirato, ti sei alimentato con questo per moltissimo tempo. E poi è venuto fuori dove la gente era più libera, forse anche perché erano meno scioccati, se vuoi. Noi eravamo sotto completo shock da tutto quello. Lo smartphone che ho in tasca dice che sono le 18:30 e quindi non abbiamo molti minuti ancora, però usiamo gli ultimi 10 minuti per almeno per vedere le parole chiave che girano dentro questo libro. Ognuna richiederebbe un approfondimento, però insomma c'è il libro a un certo punto, no? Non è che uno può, come dire, raccontarlo tutto in 3 ore. No, per dirvi che tante cose restano fuori da questo discorso che viene sviluppato da Alessandro Baricco, come la distruzione dell'elite si è attuata, come tutto ciò è passato per una cosa che tu chiami smaterializzazione, che è molto interessante vedere, no? Come addirittura proprio le premesse della rivoluzione tecnologica erano molto più materiali di quanto non sia oggi la stessa tecnologia che aveva quei genitori molto più solidi, appunto, i fili che si tagliano. Come sia cambiata, a un certo punto tu ce lo fai vedere anche da un punto di vista proprio di immagine, la nostra postura. L'altro giorno ho visto sul profilo, non so se Instagram o Facebook, che curi e non curi, diciamo così, però è apparsa una fotografia molto bella di gente praticamente ripiegata su un tavolo e che lavorava con AutoCAD, no? Lavorava prima dell'invenzione di... Quindi tutto quello che era la postura precedente a quella che oggi è diventata dominante e che tu chiami appunto uomo tastiera schermo, una postura che ha azzerato quella che per altre civiltà e per secoli era stata dominante, appunto quella dell'uomo cavallo spada. Cioè tutte queste cose richiederebbero un approfondimento, ma il libro offre questa possibilità. E poi quella che chiami ancora gamification, cioè il fatto che appunto se quelli programmavano videogame poi hanno dato un'impronta a quel movimento, no? Quindi in fondo c'è il videogame dentro molti dei nostri device, o forse in tutti. Però proprio perché ho a disposizione 10 minuti, volevo invece provare a ragionare con te in chiusura su quel ronzio che forse ho sentito in sala o ho immaginato, no? Per cui uno dice sì, l'abbattimento dell'elite, no? Non vado più all'agenzia di viaggi, oppure non vado più nemmeno in biblioteca perché riesco ad attingere a un sapere quando mi serve, lo richiamo con Wikipedia, per dire, che è una specie di geniale invenzione enciclopedica che supera tutte le enciclopedie possibili. Il ronzio che sento è quello di dire ma che cosa stiamo perdendo? E quindi torniamo un po' circolarmente all'inizio, no? a quello da cui siamo partiti. Ecco, credo che anche rispetto a ciò che magari ho sentito dire di questo libro, oppure rispetto alle domande che i giornalisti ti hanno fatto fin qua, o perché non erano arrivati al fondo del libro, come può accadere, però si erano preoccupati un po' troppo, cioè l'idea che uno dica, vabbè, ma lui allora non risponde a tutto questo. In realtà, poi, in tutta la zona finale del libro, tutti questi problemi che ci risalgono dalla coscienza e che creano una contraddizione profonda in noi, perché tu ci fai vedere quasi allo specchio, no? È una frase che io trovo molto divertente, che dici che insomma che abbiamo una gran voglia di incazzarci, questa è tra l'altro una costante dei nostri giorni, di trovare il cattivo, ma poi il cattivo siamo pure noi perché ci abbiamo in mano lo smartphone e ce la prendiamo con Apple e ce la prendiamo con Google o con Zuckerberg. Allora questo crea una strana confusione, e volevo finire su questo, perché mi pare che invece tu, proprio cercando di evidenziare tutte le obiezioni possibili sul fronte del perdere le competenze, che cosa succede quando frana un'elite, che cosa abbiamo dilapidato, un sapere immenso, eccetera. Allora tu arrivi a delle conclusioni che necessariamente sono provvisorie per loro natura, perché questo è un mondo in evoluzione,
e mi piaceva l'idea di poter finire anche un po' abbattendo delle piccole ansie, delle piccole paure, o meglio, cercando un metodo, perché questo libro forse è anche un po' questo, ti vuole mettere tra le mani, un metodo, no? L'ansia della post-verità, l'ansia della fine dei saperi, l'ansia dell'ego ipertrofico dei social, dell'individualismo di massa, del ritorno dei muri. Ci fai vedere anche quell'obiezione radicale che si può fare in queste ore. Dice, vabbè, ma avete creato il mondo libero, e poi in realtà ci stiamo chiudendo, barricando dentro piccole caselle. Oppure andiamo in un museo e scattiamo la foto con lo smartphone e sembriamo deficienti perché abbiamo l'opera davanti e la stiamo fotografando. E questa è una parte molto bella sul finale del libro, quasi sul finale del libro, sull'elaborazione della vita, come una specie di desiderio di intensificazione dell'esistenza che tu arrivi a chiamare, appunto, ecco, qua volevo, diciamo, arrivare quasi ad annodare un po' il discorso, umanità aumentata. Cioè, se uno passa tutte le obiezioni al setaccio di un'idea di umanità aumentata, che tra l'altro, se interpreto bene, non è né negativo né positivo, è una constatazione, cioè il frutto di un percorso, ecco, forse molte delle nostre ansie, angosce, viste da un po' più lontano, sembrano tutto sommato abbastanza trascurabili rispetto a qualcosa che si può guadagnare in prospettiva di molto più grande di ciò che stiamo perdendo. Diciamo che, come dici giustamente tu, quattro quinti del libro non esprimono nessun giudizio su quello che noi stiamo vivendo, ma spiegano come è fatto quello che stiamo vivendo, per quel che ho potuto capire. E in questo senso qua l'obiezione che io sono un ottimista dà un'idea di come ormai il dibattito sia falsato da deliri veri e propri. Perché, come dire, come uno che ti spieghi, non so, il funzionamento del motore a scoppio, e dato che lui ti dice il cilindro va su, fa esplodere, questo va sulla ruota e la fa girare, e questo dice, questo è ottimista, perché una volta gli si è rotto il motore, no? Però tu stai spiegando come funziona, non è che ottimismo o pessimismo, stai dicendo funziona così, poi vabbè, ok, ti si è rotto una volta, va bene, però sto spiegando, per quattro quinti io, mi pare, insomma, più o meno, spiego come funziona. Non è. Poi nell'ultima parte, dopodiché, non è che mi sottraggo, cioè dico, vabbè, adesso che abbiamo fatto un lavoro veramente utile, possiamo fare cose di un pochino più, friabile, cioè magari prova a dire più o meno, secondo me, come stanno andando le cose, diciamo. E adesso è difficile riassumere molto velocemente, però lì la parte è tutt'altro che ottimista. Diciamo che la parte utile è che, come diceva giustamente Paolo, secondo me ricolloca molte domande, dubbi, paure che noi abbiamo nella partita che stiamo giocando. Mentre noi vediamo praticamente una mossa, ma non perché siete scemi, tutti vediamo una mossa. Vedete le ultime due mosse e non le capite, ma come mai? E poi questo dove mi porterà? Perché abbiamo di rado presente la partita che stiamo giocando. Allora questo libro è rassicurante nel senso che dice, ok, hai appena sacrificato il cavallo, però non è il caso adesso di aver troppa paura, perché adesso ti faccio vedere la partita, e quindi non posso farti vedere il futuro, ma ti faccio vedere da dove veniamo, le precedenti 25 mosse. E all'interno di questo allora tutto diventa più vivibile. Dopodiché resta una partita largamente da vincere, e i miei dubbi sul fatto che la si vinca ci sono, nel libro ci sono, e da questo punto di vista, infatti, quando un giornalista arriva e mi dice questo libro spaventosamente ottimista, io già devo alzarmi e tornare dai miei figli, perché vuol dire che non ha letto l'ultima parte, come dici giustamente tu, dove invece io lo trovo abbastanza preoccupato, un libro preoccupato, però preoccupato, non so se anche voi nella vita quotidiana avete questa esperienza, che io ho molto chiara, non c'è niente che possa veramente terrorizzarti se non sai di che partita fa parte. Quello che terrorizza è quello che arriva e tu non sai da dove viene, perché è la logica, no? Quello ti dà paura. Per cui io ho molte preoccupazioni su quello che accade, però anche so, mi sembra di capire in che quadro sono state collocate. E questo, per quanto sia dunque mi ponga delle situazioni difficili, di cui è molto difficile uscire, però non è una cosa a cui io accosterei il termine paura, piuttosto sfida, piuttosto difficoltà, piuttosto momento importante, piuttosto basta con gli alibi, piuttosto basta con le nostalgie che ci fanno perdere tempo, piuttosto vengano fuori quelli in gamba perché abbiamo da risolvere un grosso problema, piuttosto vengano fuori le nuove generazioni e finiscano di stare rintanate nelle loro stanze perché abbiamo bisogno di loro, ma non paura. Ecco. E, se dovessi riassumere qui il quadro per Modena, molto velocemente, per quel che ho capito io, avevamo in mente di rendere il mondo migliore, avevamo in mente di
di rompere dei privilegi che erano stati fissi per anni e di ridistribuire una intensità di vita in parti del corpo sociale dove ormai non c'era più e che erano state usate per molti anni come carne da macello oppure come numeri. Avevamo in mente questo, avevamo in mente gente che stava al mondo non 20, ma più che potevamo, gente che stava al mondo con intensità, con possibilità vere, con movimento. Avevamo in mente questo perché pensavamo che sarebbe stato un antidoto al disastro dei nostri padri. Avevamo in mente questo. Abbiamo fatto tutto molto velocemente, con una quantità di talento mostruosa. L'abbiamo fatto in maniera non violenta, non ci sono guerre che hanno portato al mondo in cui noi viviamo in questo momento, ma è stato un modo di rivoltare il mondo che passava dagli oggetti, molto astuto. E l'abbiamo fatto bene. Dopodiché adesso noi ci guardiamo intorno e vediamo un nostro modo di stare al mondo che ha delle ferite, che ha delle crepe, che ha delle cose che non funzionano. Ed è il momento di guardarle una a una in faccia, dritte, 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 e invece che concedersi la stupida possibilità di tornare indietro, che tanto non c'è, e sarebbe comunque un errore, vedere cosa possiamo fare. Lì nel libro ho cercato di raccogliere in tre crepe fondamentali le cose che oggi determinano questo effetto di precarietà del game. E magari ce ne sono di più, spero che qualcuno sulla scia del game riesca a riflettere di più e meglio di me, però per intanto possiamo portarci a casa queste tre. Che io abbia visto, ci sono tre punti dolenti in questo momento. Uno è che non pensavamo che il game sarebbe stato così difficile. Ci siamo illusi che fosse facile. Mentre invece vivere, ad esempio, in una situazione di libertà, di umanità aumentata, di individualismo molto diffuso, individualismo di massa, di possibilità distribuite nella gente, molta gente, crea un tavolo da gioco obiettivamente complicato. Per alcuni di noi, dotati di quei talenti lì, è l'ideale, ma moltissimi no. Per moltissimi è un campo aperto che fa paura. Stiamo scoprendo adesso. Prima si sono un po' rincantucciati, adesso sta venendo fuori. E stanno dicendo una cosa molto semplice, stanno dicendo, ok, tutto bello, però questo è un tavolo da gioco per te, ma non per me. E allora, ad esempio, contro tutte le nostre scelte, una dopo l'altra, per un campo aperto, in questo momento moltissimi stanno cercando una parete a cui appoggiarsi, un confine minimo, qualcosa, almeno che così alle spalle non c'è nessuno che ti becca. Se a me mi date un campo aperto, io ci vado subito. Perché? Perché so giocare, mi piace. Mi date un campo chiuso, non ci vado perché? Perché perdo, non ho i talenti. E così ha rovesciato. Ci sono grossi pezzi di umanità che non è a suo agio, non sono proprio agio in questo tipo di mondo. E quindi reagiscono. D'altra parte, l'elite, che non sto parlando di gente solo ricca, intelligente, l'elite sono quelli capaci di vivere nel game con assoluta scioltezza, gente di 18 anni, 16 anni, 21 anni. Quelli sono l'elite in questo momento, cioè quelli che usano il game con tutte le potenzialità che lui dà. Questi qui non si fermano ad aspettare. Il game non ha dentro questa idea che invece aveva il Novecento, ad esempio, cioè che si andava a una velocità che era quella buona per tutti. Il game, avrete notato, no, si va alla velocità del più veloce. Chi non sta al passo, insomma. E quindi quell'elite ha lasciato dietro molta gente. E quella gente giustamente in questo momento soffre, tu senti il rumore sordo di questa sofferenza. Non abbiamo una soluzione a questo problema. Un secondo problema è il fatto che dalle sue origini il game è nato con una tattica, con una strategia di guerriglia geniale, di cui per oggi noi paghiamo alcuni difettini. La strategia era questa: gli lasciamo il palazzo del potere, gli lasciamo la scuola, gli lasciamo la chiesa e ce ne freghiamo. Cambiamo il mondo cambiando il telefono, cambiamo il mondo facendo il web, cambiamo il mondo mettendo un computer sulla scrivania di ogni umano, cambiamo il mondo inventando Google. Ma è la scuola, il potere, chi se frega? Sapete quando facevano le rivoluzioni e non attaccavano il palazzo del governo, ma partivano, no, non so da... neanche le stazioni partivano, scavavano tutto intorno e poi boom, poi veniva giù. I bolscevichi stessi, geniali ai tempi, non attaccarono il palazzo d'inverno, è l'ultima cosa che presero il palazzo d'inverno,
ma le prime cose che hanno preso erano arrivi delle ferrovie, cose delle comunicazioni, mercati. Il Palazzo d'Inverno l'hanno dimenticato per un bel po'. E lo stesso ha fatto la rivoluzione digitale, l'abbiamo fatto noi nella rivoluzione digitale. Quindi adesso ci troviamo con queste grandi cattedrali di cui non ci siamo occupati e che sono completamente novecentesche. Il caso più scottante, se volete, è quello della scuola. Nella scuola non si insegna a vivere nel game. Nella scuola oggi, ma non in Italia, dappertutto, nella scuola, quella in cui vanno tutti, la prima, si insegna sostanzialmente a essere dei cittadini di una democrazia occidentale anni 90, via. Ma non c'è nulla nella scuola che ti prepara al game. I nostri figli imparano il game al pomeriggio, facendo delle cose per cui noi di solito gli diciamo smetti di farla, è a scuola, sta imparando il game. Questo alla lunga cosa fa? Fa che mio figlio magari il game lo impara, ma non è detto che lo imparino tutti, perché ridiventa una questione di privilegio, di possibilità, di cultura diffusa, di vita che fai. No? E stiamo pagando questo, come paghiamo il fatto che noi possiamo anche teorizzare un mondo in cui il potere è diffuso, le possibilità sono distribuite, il pensiero, le informazioni corrono, ma se il tuo governo è ancora novecentesco, e c'è ancora tutti i passaggi, tutte le elite, tutti i funzionari, tutta la burocrazia, tu vorresti cambiare la scuola, ma sai cosa vuol dire cambiare la scuola? Praticamente, burocraticamente. Dato che non abbiamo assaltato il palazzo del governo, là è tutto fermo uguale. E abbiamo questo problema. Quindi, secondo problema, siamo bloccati perché ci siamo accorti ora che in realtà lasciare il palazzo d'inverno per ultimo aveva le sue controindicazioni. E ce lo troviamo praticamente nemico davanti. Terza cosa, forse la cosa più generale, è l'ultima, è che voi guardate il game, guardate chi l'ha inventato e trovate un esempio umano che è clamorosamente circoscritto. Ed è questo, tutti maschi, incredibile, non c'è una donna fra gli inventori, che noi abbiamo mandato avanti per inventarci quella rivoluzione tecnologica, tutti uomini. Sono moltissimi, stragrande maggioranza americani, è vero che ci sono anche gli inglesi, gli italiani hanno fatto qualcosa, i giapponesi in un primo, ma dopodiché se fate le liste, siamo, so, 80% sono americani, bianchi, cioè non trovate, avete presente un nero che vi ha inventato qualcosa che adesso voi usate, che non vuol dire tanto nero bianco, vuol dire che era una parte dell'America comunque quella che già comandava, persone che non conoscevano l'emarginazione, la sconfitta o la discriminazione, non più di tanto. Molti erano immigrati, ma tac tac, erano diventati americani. Spesso erano dei disadattati, ma questo è sempre stato così. Le elite che inventano le nostre rivoluzioni sono quasi sempre, hanno un tratto di incompatibilità col mondo reale, perché stanno inventando un altro, ovviamente. E le percentuali ci dicono che la stragrande maggioranza di questi erano ingegneri e scienziati. C'è uno che aveva studiato Cartesio, filosofia, c'era uno che si era laureato sulla letteratura francese, poetico, uno di quelli che ha inventato Facebook, però ha lasciato subito, dopo 2 anni è salutato, è tornato sulla East Coast perché non gli piaceva la West Coast. Per cui, allora lì è chiaro, cioè, andava tutto bene, il progetto è buono, l'idea geniale, il talento in circolo pazzesco, dopodiché statisticamente noi viviamo in un mondo che non solo è stato fatto da quei due là che vi ho descritto, è fin lì bene, ma è stato fatto da maschi americani, bianchi, ingegneri. Allora, non il mondo, ma una bocciofila fatta da bianchi, maschi, americani, ingegneri, lo capite che è una bocciofila che andrà benissimo, ma le manca qualcosa, cioè, lo vedete che è una bocciofila che gira così, c'ha il peso, no? Un qualsiasi club, una squadra di calcio, una chiesa, qualsiasi cosa. E quindi noi patiamo di questo squilibrio. Patiamo del fatto che non c'è intelligenza femminile, non c'è cultura europea, non c'è esperienza di vita degli sconfitti, non c'è l'umanesimo, non c'è il patrimonio immenso di intelligenza che viene da quelli che stanno nell'area umanista. Okay? Non dico poeti, che sarebbero abbastanza inutili ormai, ma vuol dire, uno che comunque si è preparato studiando Kant, magari serviva, no? Non c'è. Perché spesso questi qua, dove stavano?
in latteria. Sono ancora là. Queste tre ferite ci sono, probabilmente ce ne sono altre, spero che qualcuno le veda, ma queste tre ci sono, è molto difficile risolverle. Nel libro scrivo che non le curerà nessuno che sia nato prima di Google, non c'è possibilità. La possono solo risolvere quelli più giovani, questa situazione. Non perché c'è il mito dei giovani, perché è proprio o sei cresciuto con la testa del game oppure per quanto ti ci applichi non ce la farai mai.